Fortitudo alla scuola calcio a Bagheria ai bagheresi. Noi abbiamo ideato la scuola calcio nel settembre del 2007 con un unico obiettivo, quello di creare una scuola calcio a misura di bambino. E per fare ciò mi sono avvalso della collaborazione di persone altamente qualificate. All'interno del nostro staff abbiamo tantissimi laureati o laureandi o iscritti in scienze motorie, abbiamo il nostro direttore sportivo laureato in giurisprudenza, abbiamo tantissime persone qualificate. Cosa facciamo noi con i bambini? L'unico obiettivo primario è quello di far divertire i bambini in un ambiente sano, con delle regole ben precise. I ragazzi devono divertirsi, ma devono seguire delle regole. E noi ci affianchiamo alle famiglie per la costruzione di un uomo migliore, sia un atleta, soprattutto con lo staff qualificato che adesso qua. Potete salire sul palco, non abbiate timore. E Antonio, ragazzi, facciamo un applauso a tutti i ragazzi dello staff della Fortitudo. Non vi sento, ci sono persone che non battono le mani. Porta bene, battere le mani ai ragazzi della Fortitudo porta benissimo. Domani avrete una giornata splendida. Non vi sento da questo lato, battiamo le mani, vi porterà benissimo. Bravi, bravi. Allora, volevo anche dire, precisare che da noi si cresce da un punto di vista sia psicomotorio, si cresce da un punto di vista caratteriale. I numeri parlano, noi 10 anni in attività, siamo la società più longeva a Bagheria, abbiamo un direttore tecnico che ha fatto calcio in Serie A, è stato compagno di Buffon, è stato compagno di Cannavaro, è stato allenato anche da Ancelotti, ma abbiamo, come qua vedete, tutti bei ragazzi, ragazzi simpatici, ragazzi eccezionali. Vorrei presentarli ad uno, non vi preoccupate, tra 2 ore finisco, quindi ve li presento tutti. Iniziamo dal più piccolo, facciamo un applauso a Antonino Tutino, Alessio Sanfilippo, non vi sento, non vi porta bene, fidatevi che porta bene, Salvo Nuccio, Errante Roberto. Sono ragazzi che si approcciano al calcio, fanno gli assistenti alla Fortitudo Bagheria. Poi abbiamo il nostro preparatore dei portieri, Alessandro Zangara. Abbiamo il nostro dirigente accompagnatore, Errante Roberto Parrino Francesco Giuseppe. Allora, laureato in scienze motorie, Francesco Venturi. Iscritto in scienze motorie, Emanuele Montevago. Il professore Francesco Loverso. Il professore Camillo Delisi. Il nostro direttore tecnico ha giocato nel Parma di Ancelotti, ha vinto la Coppa Italia da protagonista, Tarcisio Catanese. Il nostro addetto stampa, il più alto, ma forse perché non c'è Ottavio stasera, è Salvo Scaduto. La nostra responsabile di segreteria, Maria Grazia Tigali. Il nostro direttore sportivo Giuseppe Giammarresi e poi il professore Antonio Loverso, grandissima esperienza. E poi, scusami Stefania, volevo chiamare accanto a me Giuseppe e Gaetano per un semplice motivo: abbiamo ideato nel 2007 la Fortitudo Bagheria, mi sono avvalso dei primi 2 collaboratori che sono Gaetano Loverso, facciamo un grande applauso, e Giuseppe Capuano. Anche lui ha giocato come Tarcisio con Maradona, e di Napoli ha giocato anche lui con Maradona. Ci potete trovare tutti i giorni dal lunedì alla domenica, e la domenica per le partite, però in segreteria dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19.30. Da noi i vostri figli si divertono. Io dico sempre, siamo creatori di benessere, cerchiamo di far divertire i bambini. Qui abbiamo una piccola delegazione. Qual è la parola d'ordine? Forza Fortitudo! Facciamo un applauso, grazie, vi aspettiamo. Abbiamo uno stand 100 metri più avanti sulla sinistra e ci sono dei buoni omaggio per i vostri figli. Grazie a tutti, buona serata e forza Fortitudo!